Cari telespettatori, per questa nuova puntata di Arte e Video, la nostra galleria si arricchisce di una pittrice straordinaria, unica, perché non abbiamo ancora visto nelle puntate di Arte e Video l'arte fantasy. La pittrice genovese si chiama Elena Trimarchi, giovanissima pittrice, e noi con l'aiuto di Elena scopriamo intanto i quadri della sua ultima produzione. Partiamo da questo Trimarchi del 2016. Intanto, grazie per aver aperto le porte della sua galleria ad Arte Video. Ma noi per la prima volta siamo particolarmente contenti perché mostriamo ai nostri telespettatori il significato di arte fantasy. Che cosa c'è in questi quadri? Che cosa c'è dietro questo nome, questa etichetta, Elena? Dunque, arte fantasy principalmente è una corrente artistica che mi ha sempre affascinato fin da piccola, dove ci sono personaggi o atmosfere che non reali, appunto, di fantasia, con figure che magari danno l'idea di non essere necessariamente umane, possono ispirarsi a fate, gnomi, folletti, cavalli alati, sirene. Io sono sempre stata affascinata da queste figure e a volte sono semplicemente figure prettamente femminili, ecco. Perché la figura femminile è un po' identifica me, è una sorta di mio ideale, ecco, soprattutto in quel quadro della montagna, quello è il mio alter ego. Quella è una donna, ragazza che guarda il panorama alpino, e è una figura ideale. Ma il critico vede anche una sorta di autoritratto, insomma, di un lieve autoritratto, quindi come ispirazione in questa ragazza. Questo è quello che coglie il critico, ma poi insomma ognuno può, eh? Perché comunque, anche se io non lo faccio di proposito che vengono autoritratti, ma quando faccio i tratti del volto non voglio che vengano somiglianti, lo vengono misteriosamente. Però sì, sono, diciamo, delle figure che rappresentano degli ideali, dei sogni, dei desideri. E infatti, per esempio, quello è l'esempio più lampante, perché quella figura è meno fantasy delle altre. Infatti è la donna giovane, sui 20 anni, che osserva il panorama contenta con la luce del tramonto nel pomeriggio invernale. Infatti si chiama Pomeriggio d'inverno in collina. E anche le luci. Ecco, vedendo che la data è del 2016, chiaramente un appassionato calcola, e calcola che è un quadro che raccoglie la maturità dagli altri quadri, cioè per lei probabilmente il più compiuto, non a caso, perché è uno dei suoi ultimi quadri. Sì, quello lì l'ho fatto, dunque, marzo-aprile, sì, l'ho fatto qualche mese fa. Quindi la soddisfa proprio per questo. Noi continuiamo a essere incuriositi da questa arte fantasy, anche perché le domande sono tante. Io ho detto, e abbiamo detto ai nostri ascoltatori, che è la prima artista, lei, Elena Trimarchi, artista genovese, autodidatta, no? Si tiene a dirlo, però con molta dimestichezza con il colore. La bellezza è far passare questi quadri come opere mature, perché uno dice ma fantasy sono cose che magari non ci appartengono ad un osservatore adulto, invece no, perché la natura sì è fantasy, ma è un mondo ideale, però nel quale noi vorremmo vivere, vorremmo stare, no? E infatti proprio il significato dei miei quadri di questo stile qua è proprio questo, e io mi sono costruita un mio mondo ideale che... Credo, sbaglierebbe chi le dicesse ma Elena scenda sulla terra e dipinga, perché anche lei vede queste cose sulla terra.
Sì, diciamo che in realtà io scendo sulla terra nella mia vita quotidiana e quindi ho bisogno di almeno uno spazietto dove invece non torno sul mondo della fantasia. Poi sì, anzi è proprio questo mondo della fantasia che mi permette quando scendo sulla terra di poter vivere meglio la nostra realtà. Ecco, come pittrice, Elena, c'è nel quadro, in questo bel quadro che ci ha preceduto, e anche questo del 2016, c'è una ragazza che ci guarda. Cosa succede? Perché ci ha chiamato? Qualcuno l'ha chiamata? Ha sentito un rumore? Che cosa è successo? C'è qualche cosa che ci porta più in una fotografia, no? In uno scatto fotografico rispetto alle altre cose che abbiamo visto. Quella è proprio la figura tipica fantasy, lì c'è proprio la... È inquietante però. Sì, perché praticamente se voi notate le orecchie, l'orecchia punta, quindi non è una figura umana, sono le tipiche fate, sirene, che hanno queste orecchie a punta, non sono figure umane, sono leggermente, no? Diverse, si distaccano lievemente. No, questa è una sorta di ninfa, il quadro si chiama Notte Esotica, praticamente rappresenta un po' la tentazione che è ingannevole in questo scenario esotico e lei è una figura femminile che attrae come donna, però in realtà non è umana. L'inquietudine è umana però, in questo quadro. Lei, la ragazza, la ninfa, l'orecchia punta, l'inganno è umano, non è che solo le ninfe. Però l'umano spesso si lascia tentare da cose che sembrano lontane da lui, come le ninfe, come il mare di notte. E questa è proprio anche, rientra nella mitologia delle ninfe, delle fate, cioè proprio le leggende celtiche che io... di cui sono appassionata, parlano proprio delle sirene, anche nella leggenda di Ulisse e di Omero ci sono queste sirene che ingannano i marinai al punto che le invogliano a fare il bagno con loro e questi poveretti non tornano più. E quindi da questi miti poi sono nate anche, oltre alla mia parte interiore, poi mi sono documentata perché mi piacciono tutte queste leggende, quindi poi si è sviluppata la mia arte. Elena, il suo pubblico che cosa le chiede? Cioè quando vedono questi quadri, le sue amiche, i suoi amici, insomma il suo pubblico, è interessante poi dal punto di vista dell'artista. Lei offre queste opere, il genere fantasy è un genere particolare. Io ricordo, lo dico con enorme piacere, è la prima volta che all'interno di Arte Video esploriamo l'arte fantasy. Che cosa le dicono i pubblico? Lei espone in tante mostre, non solo in Liguria, insomma che cosa le dicono quando vedono i suoi quadri? Rimangono molto incuriositi proprio perché non sono abituati a vedersi queste figure strane, non vedono il solito paesaggio di mare e magari mi chiedono perché ha le orecchie a punta quella donna, perché il cavallo che vola. Sì, fanno delle domande tipo bambino che dice ma che cos'è questo? Perché non lo conoscono molto. Diciamo che con l'arte fantasy... Elena, nella pittura per esempio abbiamo avuto il surrealismo, cioè quando la realtà era quella oltre la realtà, insomma non stiamo qui a farla lunga. Arte fantasy è un'altra cosa, è completamente un'altra cosa, no? Sì, l'arte fantasy in Italia non è molto conosciuta, è un tipo di arte che in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, soprattutto Irlanda, Inghilterra, le isole britanniche, ecco lì già è più facile trovare, se ne parli con le persone inglesi, irlandesi, è più facile, loro lo conoscono, è la loro leggenda. Questo si chiama, questo è un quadro che praticamente tra realtà e fantasia, in mezzo alle stelle. In realtà, se voi osservate bene, l'isolotto, quell'isolotto lì, dovrebbe ricordare l'isolotto di Bergege, la riviera. Infatti io ho voluto rappresentare quello, però ovviamente ci doveva mettere in primo piano l'elemento di fantasia che è la fatina e questo è un pescatore, è un elfo pescatore che tenta di raccogliere la fatina. Questo è un quadro che mi è venuto in mente perché c'è stato un episodio un po' triste di 4 anni fa. Non le so dire perché mi è venuta l'immagine di fare questo. E allora le chiedo io, noi lo stiamo vedendo con la nostra Camilla Bonacchi, questo quadro è partito dall'isola di Bergeggi che viene in mente credo ad ogni ligure, no? Che ci veda in questo momento, oppure è partito dall'elfo e Bergeggi è arrivata dopo? Dunque è partito dall'elfo e Bergeggi è partita dopo, ma è legato comunque perché è legato a un fatto che era
capitato da quelle parti. Quindi il contesto è quello lì, il panorama è quello. Sì, poi la cosa strana che io stessa dico, ma c'ho uno spiritello che abita dentro di me, perché vengono tutte assieme queste cose, non è che io mi impegno a cercarle, vengono così. E quella è la capacità dell'artista, eh? Avviene nelle arti, avviene nella scrittura, avviene nella composizione musicale. Come si dice, una immagine che ti si piazza davanti, come se avessi uno schermo illuminato davanti, è difficile. Però in questo caso, Elena, i colori, c'è una maturazione diversa nei colori, no? Nella composizione di questo quadro rispetto alla galleria che abbiamo visto fino adesso. Sì, diciamo che allora io ho sempre usato colori abbastanza saturi e poco diluiti, un po' perché per una questione proprio di mancanza di pratica, perché essendo autodidatta ho dovuto metterci più tempo, e un po' perché ho iniziato la prima corrente artistica che ho studiato è l'impressionismo, quindi ho iniziato con una corrente artistica che usava già colori saturi. Ecco, allora io però aprirei una finestra sull'impressionismo, Elena, perché devo chiederle quelli che sono i suoi, insomma, i suoi preferiti, quelli che sono i suoi, chi le ha dato tanta passione tra l'impressionismo. Claude Monet è stato il primo che ho studiato, i primi falsi sono suoi. E sì, è stato l'inizio, anzi io quando io sarà dunque circa che dipingo sarà circa 12 anni, poi vabbè le cose ben fatte professionali degli ultimi anni, e ho iniziato a fare dei disegni stampo impressionistico e delle copie di Claude Monet. Poi da lì più avanti negli anni mi è venuto in mente il fantasy, però ecco, all'inizio era l'impressionismo il mio stile. Ecco, lei ha pensato, visto che ha aperto diciamo questa categoria, no? Questa cartella del fantasy, di approfondirlo ancora di più, cioè di andare a cercare ancora di più, perché penso che le possibilità siano enormi, come vedremo peraltro nel prossimo blocco, in cui vedremo altri quadri della Trimarchi, della pittrice genovese Elena Trimarchi. Allora accompagniamo la nostra Camilla Bonacchi ancora in questa galleria, promettendo insomma agli ascoltatori che ci sposteremo in un altro ambiente per vedere altri quadri. Sono del 2014 quelli che vedremo tra poco, Elena. Riguardiamo questi con cui abbiamo aperto la nostra puntata, e mentre appunto rimaniamo qui con l'immagine andiamo, ci spostiamo nell'altro ambiente. Seconda parte di Arte Video con la pittrice genovese Elena Trimarchi, specialista dell'arte fantasy o fantasy art, come si dice nel Regno Unito, ex Unione Europea. Elena, però questo quadro ha un sapore particolare, vorrei dirlo io da giornalista, da critico, però insomma è il suo primo quadro. Questo, ecco, è il primo quadro in assoluto, questo è proprio il mio primo tentativo, infatti si vede che manca molta tecnica, è il primo quadro fantasy che ho fatto, cioè proprio il primo quadro che ho fatto. E questo, vabbè, il treno al tramonto, questo malgrado la mancanza di tecnica è molto significativo, perché questo è
Questo treno al tramonto è un viaggio che ho fatto tanti anni da bambina per andare giù in Calabria in vacanza, e siccome ho dei bellissimi ricordi dell'estate di quando ero piccola, ho voluto riprodurre quando il treno verso sera prende la galleria, e praticamente era una scena che mi ricordavo da piccola, no? Che guardavo dal finestrino, e quindi ho voluto... Allora tocca al critico. Ora è il primo quadro, è un quadro che ha già una struttura complessa, perché intanto è attraversato da un treno e non è facile, devo dire, da un convoglio, i famosi treni che andavano al sud, le nostre vacanze, eccetera eccetera. Poi c'è, credo, forse un tramonto, perché se il treno entra in galleria probabilmente l'immagine è quella di un tramonto e non di un'aurora. Però qui è già molto forte, per esempio nella simbologia della siepe che spunta, che magari non dovrebbe neanche essere lì, questo segno fantastico che Trimarchi dà alla sua pittura. Sì, qui oltretutto io ancora non avevo idea del fantasy, qui volevo semplicemente fare dei paesaggi magari che avevano dei significati particolari per me, come questo, però il tema fantasy non ce l'avevo ancora, io volevo fare paesaggi tipo Claude Monet, che stavo ancora studiando in quel periodo. Quindi in questo periodo ci sono gli impressionisti, ognuno, ogni pittore ovviamente ha il suo maestro, poi raggiungerlo che meraviglia, però Monet... No? Impressionisti e Macchiaioli, che sono i miei due preferiti ancora adesso. Macchiaioli, beh, c'è l'esperienza toscana, no? Vicino a noi. Quei paesaggi con quei colori estivi, Silvestro Lega, quelli sì. Ma ha pensato di arrivare per esempio ai Macchiaioli, oppure le servono come bagaglio culturale per poi esprimersi come nel quadro che stiamo vedendo? Dunque, sì, direi bagaglio culturale, perché io poi voglio sempre andare oltre, devo metterci qualcosa che, di non reale, di oltre questo mondo, perché per i significati di cui abbiamo parlato prima, per questa mia evasione, perché voglio esprimere delle cose, quindi non mi accontento del paesaggio, devo mettere qualche figura strana. Ecco, noi sappiamo che il suo studio a Genova, lei lo sta ampliando, ristrutturando, insomma lo sta arricchendo. Vorremmo però immaginare, visto che non siamo nel suo studio ma siamo vicini, come lei si arriva davanti alla tela, come inizia a dipingere, cioè vorremmo immaginarla, se lei ce lo racconta, Elena. Questo si chiama Pioggia d'autunno, è un altro... dunque, io, a parte che ho dei, come dicevo... Quando arriva l'ispirazione? Lei quando va nel suo studio per dipingere? Può arrivare da un pensiero o da un evento, addirittura così. Io avevo visto una trasmissione in televisione che mi aveva colpito da piccola, l'ho rivista da grande, dove c'era questa pioggia d'autunno, questa tematica della tristezza legata all'autunno e della solitudine che in autunno è percepita maggiormente. Quindi ho voluto ritrarre sì la pioggia dell'autunno grigio, ma anche la solitudine, la persona che è sotto la pioggia, che è lì da sola, nessuno la va a salvare. Dunque, quindi ho questa ispirazione, mi procuro, vabbè, la tela, perché le dimensioni, cerco di capire, più oggetti ci sono e più un quadro immagino sia grande, anche se non è necessariamente obbligatorio questo. Faccio sempre dei disegni, almeno un disegno preliminare con tanto di colori, perché ho bisogno di avere un punto di riferimento, un disegno, perché magari se metto sulla tela subito le cose, poi magari mi accorgo che non vanno bene o che non è quello che volevo, allora insomma dovrei rifar tutto. Quindi un disegno, a volte anche due o tre disegni, e poi comincio a lavorare sulla tela in due modi. La maggioranza delle volte, per rendere ancora più accentuati questi colori, uso la tecnica dell'imprimitura che ho studiato tramite dei libri che ho comprato. Per esempio questo sotto ha una vernice acrilica color giallo ocra. Un giallo... Una base, un fondo. Un fondo, sì. Giallo ocra, che ho lasciato asciugare un giorno. Poi ho fatto i disegni sul foglio preliminari, ho fatto anche, quando si è asciugato il disegno, ho fatto il disegno riportando tutto quello che ho fatto nei fogli, e poi piano piano ho messo i colori.
Poi nella mia pagina artistica ci sono dei work in progress cosiddetti, cioè delle fasi di lavorazione foto per foto. Anche di questo ci sono delle foto dove io ho messo dall'inizio alla fine tutti i passaggi. Allora, ancora una cosa, Elena, prima di andare a vedere gli altri quadri, questi che sono davanti a noi su quest'altra parete, ancora una volta è l'emozione di una bambina che lei si è portata dietro per qualche anno. E questa emozione, quando è nata, non sapeva che sarebbe finita su un quadro, quindi lei l'ha portata, l'ha chiusa in un cassettino, così come quella che abbiamo visto, e al momento giusto l'ha aperta e le ha dato questo svolgimento. Sì, io disegnavo, io fin dall'età di 3-4 anni disegnavo, però il quadro a olio, anche se i disegni erano molto... si vedeva già una sorta di inquietudine nei disegni. E poi però, circa 14 anni fa, ho iniziato, ho detto, ma perché non provare a dipingere? Quindi sì, per molto tempo effettivamente... Allora, dovevamo arrivare alla seconda parte del nostro incontro per scoprire la parola inquietudine. Noi rimaniamo su questa tela e ci avviciniamo all'altra parete. Ancora con la pittrice genovese Elena Trimarchi, la parete di Arte Fantasy dedicata al mare. Finalmente c'è il mare, non può mancare la marina, però queste marine... Anche qui abbiamo scoperto oggi l'arte fantasy, sono marine trasformate, marine che nascono magari da una cartolina, marine che sono completamente reinterpretate, dense, no? Poi in questa pittura fantastica. Esatto, sì. E dunque, beh, quello piccolino in realtà è una... Ho fatto una foto sul lungomare di Viareggio e non si vede il mare, però si intuisce siamo in aprile, si intuisce la primavera, le persone che cominciano ad affollare il lungomare e i raggi del sole che cominciano a diventare abbastanza nitidi. Sì, in effetti il cielo non è ligure, ecco, possiamo dire, insomma il colore del cielo è vero, non è, insomma, un cielo ligure, quindi siamo a Viareggio, però in effetti è così, ecco, la luce è quella, la luce che cercano i pittori è quella. Ci siamo fermati il blocco precedente sulla parola inquietudine. E forse qualche cosa che arriva poi nel quadro un po' più grande. Beh, dunque, questo in realtà, sì, c'è il tramonto, perché il tramonto io albe tramonti, sono proprio appassionata. Questo in realtà è scuro, però il tramonto invece rappresenta proprio una... È un momento della giornata in cui si fanno i conti. Quello si chiama sogno mediterraneo e quindi praticamente è appunto un sogno e anche questo è un ricordo della mia infanzia in Calabria, i tramonti che lì erano rossi, sono veramente rossi così e quello, sì, magari tu sei, io sono in città, magari devo tornare a scuola o lavorare, soprattutto mi ricordo quando iniziavo la scuola, quando tornavo dalle vacanze e ci pensavo sempre a quei paesaggi, ma non avevo il mare davanti, avevo le case. Allora quella è lei, ma come si vedeva da bambina, non come si vede adesso? Sì, diciamo che quella può essere mille cose, quella figura lì. Potrei essere io, in realtà, vabbè, messa così è una sorta di donna con lo scialle in posa da ballerina di tarantella. Ecco, infatti lo scialle l'ho preso apposta. Però potrebbe essere una specie di sirena, oppure potrebbe essere la figura della donna che va in acqua, che come facevo io quando andavo in vacanza, e poi... Oppure sì, può essere... Sì, c'è da dire che nella sua immensità, se poi pensiamo al mare di Calabria, se poi pensiamo a cosa ha significato nella storia, insomma, dell'arte, della letteratura, lo stretto di Messina, no? Il mare della Calabria, però questo mare non è per nulla minaccioso, è quasi un invito, no? ad andare a immergersi nella quiete, tutti sono andati via, finalmente rimaniamo soli sulla spiaggia. Sì, ecco, inquietudine sì, è la parola che deriva dal desiderio di qualcosa che non c'è, quindi in realtà, siccome io per me è un rifugio, dipingere, difficilmente ci sarà qualcosa di negativo, atmosfere negative, ma anzi al contrario ci sarà quello che io desidero che non c'è, quindi saranno quasi sempre scene positive. Infatti anche il quadro Pioggia d'autunno è un caso a parte. In quel momento volevo esternare questa cosa, però generalmente esterno cose piacevoli, cioè quindi l'inquietudine è comunque rimane sempre dietro. Perché anche se io voglio esprimere qualcosa di piacevole, ho notato che diverse persone... Se nel suo animo c'è l'inquietudine, è chiaro che rimane. Emerge, rimane.
Allora, altro paesaggio. Questa volta in una parete abbiamo avuto un Viareggio, abbiamo avuto un mare di Calabria, mi diceva l'Isola d'Elba. L'Isola d'Elba, quando ho fatto quel disegno, quel quadretto, era ottobre. Io ottobre, vabbè, dico, mannaggia, è già finita l'estate. E ho visto questa cartolina che mi è stata mandata da un'amica che è andata in vacanza lì e... nel dipingere i particolari del mare, della schiuma, della sabbia, era come se fossi lì al mare. È bello, è molto bello, perché credo che tanti che ci ascoltano, insomma, che ci vedono, sono stati sull'Isola d'Elba e che riportino proprio questa suggestione così come la vediamo nel suo quadro. Dipinto sempre con una tecnica molto particolare, lo ricordiamo cari telespettatori, la matrice è quella dell'arte fantasy, e anche nel tocco del colore, anche nel tocco del pennello c'è qualche cosa di particolare che, cari telespettatori, fino ad oggi abbiamo visto. E se parliamo di arte fantasy non possiamo non staccare su quel quadro che è di fronte a noi, che adesso vi raccontiamo. Questo quadro riflette, no? È un po' la summa dell'arte fantasy, ma non solo nella pittura, ma proprio nel soggetto, nella ricerca del soggetto, Elena. Sì, tra l'altro quello del 2008 ed era uno dei primi in stile fantasy ed è venuto per caso. Vabbè, io, a parte che ho sempre letto le storie delle fate, sono sempre stata incuriosita, e quello era un paesaggio. Era un portafoto, quando ancora si sviluppavano le foto, le ultime foto cartacee che sono andate a sviluppare prima di passare al tecnologico. E c'era questo portafoto con questo bellissimo paesaggio, perché io, oltre al mare, proprio la natura in generale mi affascina ed è anche il sito principale dei luoghi fantasy. Poi così, ho detto, in questo boschetto con questi fiori ci deve stare una fatina. E io ho fatto anche lì un disegnino e... l'ho aggiunta, la fatina che ha lo scettro luminoso, e poi ci ho messo anche l'arcobaleno. È stato proprio un caso ed è venuto comunque bene. Con questo quadro di Elena Trimarchi, la pittrice genovese, quadro che risale al 2014, cogliamo l'occasione, prima di salutare i nostri telespettatori, quelli di Arte Video, e dare appuntamento alla prossima settimana in questi stessi orari, di divulgare l'arte fantasy. Lei è una delle pochissime, probabilmente, pittrici, insomma, in arte fantasy, e questo ci riempie d'orgoglio per averla scoperta. Ma quali sono le caratteristiche che poi troviamo appunto in questo quadro, Elena? Dunque, qua c'è, in questo quadro c'è anche la vena di romanticismo. Infatti anche qui c'è il tramonto, ci sono queste figure, però il tramonto, a parte, dunque, si discosta un pochino perché è un tramonto molto 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 forte, un tramonto quasi alla fine, e il contrasto è molto forte. E poi però non mi sono accontentata delle figure che guardano il tramonto, era troppo banale, allora ho messo una fatina. Questa è la fata che io, così, io me la sono inventata, non so se esiste, la fata della speranza, colore verde, verde speranza e verde del bosco. E ovviamente la fatina loro non la vedono, è lì che vigila su di loro. Siamo, diciamo, in autunno, ma è un autunno ancora in fase iniziale, e ci aspetta l'inverno, e l'inverno può portare inquietudine, però in questo caso c'è la speranza dell'amore, quindi di un calore che renda l'inverno meno rigido. E ci sono delle stelle, peraltro queste stelle, Elena, sono, diciamo, dipinte, a noi arrivano nel loro modo proprio più semplice e più bello, cioè quello di puntine colorate, puntine chiarissime, no? Che bucarellano il cielo. Sì, sono ancora lontane perché la notte ancora non è scesa, si stanno avvicinando piano piano, ecco. Io direi di lasciare ai nostri telespettatori, Elena, tutta la suggestione di questo quadro, cioè starà a loro indovinare, starà a loro immaginare come finirà questa notte, come saranno queste stelle nel panorama che abbiamo appena visto. Abbiamo conosciuto, allora, cari telespettatori, Elena Trimarchi, pittrice genovese, che ha ancora tanta tanta strada davanti, e ricordate questo genere, quando lo troverete pensate a lei naturalmente, perché oggi con Arte Video abbiamo scoperto proprio l'arte fantasy. Grazie Elena Trimarchi, e grazie a tutti voi per l'attenzione. Appuntamento con Arte Video fra 7 giorni in questi stessi orari.